Allora, ciao a tutti. Allora, questa è la seconda volta che mi metto davanti alla videocamera e vi parlo di questa cosa. Perché è la seconda volta? Perché, come potete vedere, ci sono dei pacchi. Perché? Ah, perché pensavamo di fare un unboxing molto carinamente. Il problema qual è stato? Che mentre sistemavo comunque il cellulare, La la cosa e tutto telecamera non è quanto, partita. non è partita la registrazione, quindi praticamente io mi ritrovo con la finale del video dove vi faccio vedere questo. Quindi questo qui ce l'avete. Il resto, tutto quello che è successo prima, praticamente voi non avete nulla. Quindi io adesso velocemente vi farò vedere quello che è. Fatto sta che c'era la reazione loro sulle cose, perché comunque c'erano delle cose pure per loro che loro non sapevano, ovviamente. Però purtroppo è successo quello che è successo, quindi non si può fare altrimenti. Quindi facciamo finta che non sia successo niente e rifacciamo questo unboxing un po' strano, dove non saremo più super cosati, super emozionati, eccetera, perché già sappiamo che cos'è. Quindi, allora, lui è arrabbiatissimo perché logicamente dice che dobbiamo rifare tutto da capo. No, adesso non rifamo tutto da capo, adesso fai vedere tu che cos'è. Allora, bisogna dire una Vai, tu cosa, fai una che foto. loro praticamente tra poco avranno la pagella del primo quadrimestre, visto che entrambi sono stati molto bravi, allora gli ho fatto un regalo. Allora, Alessandro mi chiedeva da un po' di tempo come si chiama? L'album delle figurine dei calciatori del 2021-2022, ovviamente, e gliel'ho preso. Gli ho preso su Amazon, l'ho preso questo, appunto l'album, con all'interno della confezione c'erano 5 pacchetti, anzi 6 pacchetti da 5 bustine di figurine ciascuno. In ogni bustina ci sono 5 figurine, quindi un botto di figurine, così almeno per un po' le mette. Ti è piaciuto? Gianni, già ovviamente già aveva iniziato a metterle, logicamente però adesso continuerà a metterle, però prima era tutto bello incelofanato. Comunque l'album è questo qua, stanno facendo pure la pubblicità ultimamente in televisione. E questo è il regalo della pagella di Alessandro, ti è piaciuto? Ho cambiato lo sfondo. Vabbè, ti è piaciuto? Sì. Invece Aurora ha ricevuto un altro regalo che io praticamente non sono molto amante, però lei sì, e visto che di solito lei non è una che chiede Ecco. tante cose, chiede pochissimo, quasi Poca niente, roba. allora ho deciso di farglielo, Top. visto che non lo chiede mai perché lei sa che a me non piace, però comunque gliel'ho voluto prendere perché a lei piace, non mi chiede mai niente, va bene. E quindi l'ho preso questo, che è Bellino. praticamente una sorta di case, di valigetta, con all'interno tutto l'occorrente per fare gli slime. Lei è un amante degli slime, sia lei che la sua amica. Visto che lei e la sua amica fanno tantissimo gli slime insieme, allora ho deciso di farle questo regalo. Mi piaceva perché aveva la valigetta, che poi è anche carinissima, tutta brillantinosa, così dentro ci può mettere poi quello che vuole. E questo è il suo regalo per la pagella. Poi in più, mi passi quello, in più avevo preso anche un'altra cosa. Aspetta, aspetta. In più avevo preso anche un'altra cosa. Loro nel frattempo sono lì Non dietro che aspetti mai. litigano. Poi gli avevo preso anche un'altra cosa perché Alessandro mi aveva chiesto tempo fa quei dipinti, quei disegni con i numeri dove praticamente tu vai a colorare con i pennelli. Allora gliel'ho voluto prendere e l'ho preso, però ne ho presi due. Perché? Perché in uno praticamente c'era un disegno che piaceva a Aurora, in uno un disegno che piaceva a Alessandro, e quindi l'ho presi due. Il primo è questo. Allora, con questi disegni qua. Allora, uno da fare all'albero con le quattro stagioni, e poi c'è questa tigre in effetto pop-up. E poi l'altro invece è questo con i gatti, con un gattino sempre così un po' colorato, e poi c'è all'interno l'altra figura, è un gatto che si specchia nell'acqua e c'ha l'immagine della tigre, ecco.
E queste sono le altre due cosine che io spero vivamente che gli piacciano, perché le trovo molto molto interessanti per i bambini, anche per la manualità proprio nell'utilizzare il pennello, perché non è semplice. Mi piaceva proprio perché comunque ci sono i numeri, quindi risulta molto più semplice per loro da utilizzare. Su Amazon ne trovate di tantissimi tipi, a poco prezzo, li trovate con i personaggi della Disney, li trovate in tantissime cose, di tantissime tipologie anche. Ad esempio li trovate sia così fatti a modi di foglio, diciamo, sia proprio a modi di quadro. Ovviamente con prezzi totalmente diversi. Io per ora ho preso questi due e vediamo se gli piacciono. Quando li faremo, farò un video, vediamo un po' quello che uscirà fuori. E vi farò vedere come risulta. Poi ho preso sempre da Amazon. Poi sempre da Amazon ho preso un'altra cosa che serve a me in cucina per la mia alimentazione. Ho preso 4 piatti di questi qui a scomparti. Questi si possono mettere anche nel microonde e sono fatti appunto che sono divisi in mezzo, un quarto e un quarto. Perché? Perché io sto seguendo un'alimentazione dove praticamente devi mettere nel piatto mezzo quantitativo di verdure in metà piatto, poi un quarto carboidrato, un quarto proteine, e questa mi sembrava un'ottima soluzione, perché a volte mi capita di fare dei piatti unici tra virgolette dove è difficile dividere, e questo mi sembrava la soluzione ottimale. Io su Amazon questo qui l'ho trovato proprio cliccando e scrivendo piatti per dieta, e mi sono usciti questi a scomparti. Sono molto comodi secondo me anche per i bambini, infatti ne ho presi 4. Mi sembravano molto utili anche per i bambini, infatti ne ho presi 4, così magari anche loro, avendo tutto quanto nello stesso piatto, riescono a mangiare un po' di più, perché altrimenti mangiano molto meno, soprattutto Alessandro. Aurora no, però Alessandro sì. Quindi Alessandro gli devi mettere veramente tutto nello stesso piatto e renderglielo tutto molto divertente, altrimenti mangia una cosa sola e basta. E niente, quindi mi piaceva questa idea, mi è sembrata un'idea molto molto comoda e molto utile, soprattutto per chi è magari ad un inizio percorso e non riesce tanto bene a capire la distribuzione dei macronutrienti, eccetera, di tutti gli elementi dell'alimentazione. Poi se volete io posso anche farvi un video su per quanto riguarda la mia alimentazione, che non è una cosa fuori dal normale o complicata, è una cosa molto semplice, aperta a tutti, alla portata di tutti. Quindi se volete vi posso anche fare un video al riguardo. Questo era da Amazon. Poi ho fatto un ordine da Pomelo e da Ocean's Apart. Allora, da Pomelo io non ho mai ordinato niente, questa volta ho voluto ordinare perché ho guardato un video di Miss Gerberina e mi ha un po' incuriosita, e quindi, visto che mi sta finendo lo shampoo e avendo io i capelli colorati e complicati, ho deciso di approfittare del suo codice sconto e di prendere qualcosa. Ho preso ovviamente tutta la linea per i capelli colorati e ho preso una maschera, questa maschera qua, che è di Al Rice e Oat Proteins, questa qui della linea viola. E nel video lei diceva di usarne veramente pochissima, perché basta pochissima. Poi ho preso ovviamente lo shampoo e il balsamo, il conditioner, sempre ovviamente della linea per capelli colorati. E poi ho voluto prendere questo a scatola chiusa, perché io non ho mai provato nulla di queste cose, ve le sto facendo giusto vedere perché non so fondamentalmente come siano. Ho preso anche questo, che è uno spray. Ok, metto a fuoco. È uno spray al sale marino infuso di tè matcha,
per far praticamente per come si dice per separare i capelli e a me appunto serve per separare i riccioli. Questo si può usare sia sui capelli umidi che sui capelli asciutti, è come se fosse uno styling, mettiamola così, e l'ho voluto prendere proprio per provarlo. Vediamo un po' che cosa ne esce fuori, semmai ve ne parlerò poi più in là, in qualche modo vi farò sapere come mi sono trovata. Comunque molto molto curiosa di vedere come funzionano e com'è la resa, perché tutti ne parlano benissimo di questi prodotti di Pomelo. E infine, cioè infine no, la prima parte si concludeva con il mio ordine di Oceans. Allora, io su Oceans Part praticamente ordino da tantissimo tempo ho ordinato un volevo prendere un completo di quelli nuovi, perché ho visto quello leopardato che era bellissimo, però aspettavo che ci fosse, diciamo, una sorta di codice sconto, quei codici sconto dove praticamente o paghi meno o puoi scegliere, praticamente ti fanno scegliere un qualcosa in più, ecco. E io alla fine ho aspettato quello e me lo sono accaparrato con quello sconto lì. Appunto, il completo che ho preso è questo, l'ho già provato, è fantastico, ragazzi. Secondo me Oceans Apart sta migliorando tantissimo le sue cose. Ho preso questo praticamente è il sopra, è il pezzo sopra. A differenza degli altri top che ho di Oceans, questo qui ha lo scollo all'americana ed è una cosa che mi piace tantissimo, perché almeno non esce niente fuori, non è che io ho tantissima roba, però non fa mai male, cioè mi sento meglio, ecco, diciamo così. Ovviamente ha la fascia sotto che è molto molto comoda. E le imbottiture all'interno, ok, c'avevo la memoria praticamente piena del telefono. Allora, vi stavo dicendo, ho preso appunto il completo, i pantaloni sono questi qua. A differenza degli altri pantaloni di Oceans, sono più spessi e mi piace tantissimo questa cosa. La fascia è anche più stretta, sono proprio più stretti, si sente proprio a tatto che il tessuto è completamente diverso e migliorato. In più dietro, nel sedere, ha questa sorta di cucitura che appunto dovrebbe dare l'idea di un sedere più alto, ed ha anche le tasche, cosa sia a destra che a sinistra, cosa ottima per chi va magari in palestra o cammina, che deve mettere magari o il telefono o le chiavette dell'armadietto della palestra, eccetera. Molto molto carini. E carino anche il logo semi glitterato, diciamo, in gomma, molto molto bello. Tanto starete vedendo le immagini a fianco, perché vi ho girato anche praticamente delle immagini, quindi vi metto delle foto così almeno potete vedere come sta addosso. E ovviamente avendo il codice sconto con la possibilità di prendere un giaccone, ho preso questo, il giaccone che praticamente sta impazzendo e che stanno prendendo tutti quanti, che ovviamente io non ho più chiuso dopo che l'ho provato, perché pensavo di aver finito, invece ho dovuto rifare tutto quanto da capo. Allora, il giacchetto che ho preso è questo qua. Ho preso la versione nera con le righe, non la versione quella rosa, perché mi piaceva troppo il contrasto che si creava. In più ha questo collo alto fantastico, comodissimo, che praticamente vi evita di prendere la sciarpa, ed ha anche la possibilità di stringere sotto con appunto il laccetto, vedete? È veramente bello, l'ho provato. Allora, veste un po' over, almeno la misura che ho preso io, però calcolate che io l'ho preso e l'ho provato solamente con il top sotto di Oceans, quindi magari con un maglioncino o una maglietta o qualcosa di più pesante molto probabilmente cioè non è così grosso, però a me non dispiace l'effetto che fa. Cercavo un giacchetto corto e infatti è corto, e soprattutto, cosa molto importante, mi si chiude, perché io sono andata alla ricerca di questi giacchetti corti
per tante settimane. Alla fine ho preso questo perché non ho trovato nulla di corto che mi si chiudesse sui fianchi, perché ho i fianchi larghi e il sedere alto, quindi faccio fatica a trovare un giacchetto corto che mi si chiuda. Questo mi si chiude benissimo, nell'altezza giusta, cioè perfetto. Quindi vabbè, tanto vi metto sempre le foto così almeno lo potete vedere. E questo è il giacchetto, cioè bellissimo, non vedevo l'ora di averlo. Sono due cose che io praticamente appena l'ho visto ho detto no, queste devono essere mie, e aspettavo il momento opportuno per prenderle, e finalmente l'ho preso. Poi è molto caldo sto giacchetto. E niente, io adesso vi lascio all'ultima parte e ai saluti. Questo è il pacco che aspettavo ieri, fondamentalmente, che avete visto nel videoblog, ve ne ho parlato. Purtroppo non mi è arrivato ieri, mi è arrivato oggi, ma Amazon mi aveva gentilmente detto, insomma, che sarebbe arrivato oggi. E sto parlando della friggitrice ad aria. Allora, ho comprato una friggitrice ad aria più grande. Io avevo una friggitrice ad aria presa al Lidl da mio marito tempo fa, da 2,5 litri. Eccomi. Però la friggitrice ad aria da 2,5 litri per 4 persone è veramente piccola, e quindi ho deciso di acquistare una friggitrice ad aria da 5,5 litri. Sì, ho esagerato, effettivamente ho esagerato, però a noi serve una friggitrice ad aria più grande. Guarda, siamo... il quanto formaggino l'ha aperto. Perché siamo praticamente in 4 e non, cioè, quando praticamente usavo la friggitrice ad aria dovevo fare prima una cosa, poi farne un'altra, poi magari aggiungere, soprattutto quando facevo magari la carne. Invece in questo modo riesco a fare tutto insieme. Allora, pesa 1,5 quintali. Allora, questa è la friggitrice ad aria che ho preso io, di questo marchio qua, Syncreative. Appunto, è una friggitrice ad aria, in questo caso quadrata, perché io ce l'avevo tonda. L'ho presa su Amazon, è digitale e appunto è anche più semplice da utilizzare rispetto a quella che ho io, che ha le manopole, perché voi praticamente l'accendete, date direttamente il programma che volete tra questi qui sopra, e praticamente vi parte da solo, vi mette temperatura, vi mette tempo, vi mette tutto. Ci si possono fare tantissime cose con la friggitrice ad aria, come potete vedere, a partire dalle cose fritte ma leggere, quindi non fritte realmente, al pesce, le bistecche, i dolci e la pizza e il pane sono le tre cose che io proverò assolutamente a fare subito da domani, appena la metto in moto, perché voglio provarla subito per vedere come vengono. Poi comunque ci si può fare il pollo già lo facevo nella friggitrice ad aria, viene uno spettacolo, perché viene morbido dentro e croccantissimo di fuori. Poi a me piace la pelle croccante da mangiare. Va bene, comunque questo è. Di questo, se vi interessa, vi farò un video a parte, così almeno proviamo anche gli accessori che ho comprato, che vi ho fatto vedere ieri nel videoblog. E quindi, con la mia friggitrice ad aria tra le mani, vi saluto e vi dico iscrivetevi al canale, commentate qui sotto se volete, sia che vi faccia un video sulla friggitrice ad aria, su quello che ci potete cuocere con gli accessori eccetera, sia se volete che vi faccia un video sulla mia alimentazione. Scrivetevi, commentate, lasciatemi un like e ci vediamo al prossimo video. Che non so quando sarà, però insomma ci sarà, e sarà con questa.